sento come se, in rapporto alla BTE, come se fossi... Io dico sempre che la mia... Da quando ho conosciuto la BTE, o meglio, da una cosa che mi è successa prima di conoscere la BTE, la mia vita è come se fosse ricominciata, senza aver ovviamente dimenticato tutte le esperienze fatte. E quindi io mi sento come se fossi un libro bianco che si sta scrivendo. E quindi non saprei, cioè, so definire, sì, sono la BTE, dove sono? Sono, mi reputo, a un buon punto, lungo questo cammino. Sicuramente è stato... Per me un dono meraviglioso l'incontro con la BTE. Se devo parlare a livello di conoscenze tecniche, di mappe, di cosa, essendo al secondo anno, alcune cose per me sono ancora un po'... Però rimango, sai, nell'apertura. Cioè non sto neanche troppo a dirmi, no, non ci ho capito niente, chissà come... Va bene, e cioè accolgo tutto quello che arriva, dalla BTE, quello che la BTE mi sta regalando, con la connessione più forte con me stessa, col mondo, con la relazione con gli altri, con tutto, e non so, rimango nella fiducia, nell'ascolto. Cosa, forse sembra un po' indefinito questo mio, però non mi va neanche di dare una definizione, ecco, a quello che sto vivendo, quello che mi sta regalando la BTE. È fatta di tante cose, secondo me. Sia delle conoscenze tecniche, ma soprattutto delle esperienze che si vivono attraverso la BTE, la condivisione del cerchio, insomma, le persone meravigliose che si incontrano. In questo momento per me è questo la BTE e sono qui e continuo a scrivere il mio libro.